a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sonoff ultimamente la compagnia Etihad sta diciamo lavorando parecchio sta sviluppando nuovi prodotti alcuni li abbiamo già visti alcuni li abbiamo visti magari in qualche anteprima in qualche diretta del giovedì questa volta parliamo di un prodotto che hanno sviluppato e sul quale hanno investito molto è un prodotto però diciamo un po' più professionale non proprio adatto alle utenze domestiche ma concepito un po' più per il commerciale l'industriale per gestire situazioni molto più complesse di quella che può essere una semplice linea di casa parliamo del sonoff spm spm sta per stackable power meter ossia un sistema che permette di essere diciamo espanso in modo molto modulare lo vedremo più avanti si tratta di un'unità principale che è quella che si connette alla rete e attenzione novità sia wifi che via cavo che va a gestire un po' tutto il discorso di quella che è la rete di questi relè i relè sono questi sono semplicemente dei moduli a quattro uscite dove si entra col 220 da sopra e si esce col 220 da sotto con un carico che può essere fino a oltre 4000 watt perché lo danno per 20 ampere su ogni singola uscita. Vedremo poi meglio se è effettivamente così. La particolarità è che il modulo principale dialoga con questo gruppo di relè tramite un semplicissimo cavo a due fili. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi potremmo installare il modulo principale da una parte e avere una rete di tutti questi relè in vari locali in varie zone della nostra attività fabbrica ufficio o quello che sia e questo è molto molto comodo per l'installazione perché con un semplicissimo cavo a due fili che può arrivare fino a 100 metri riusciamo a gestire a livello domotico tutta questa struttura di questi gruppi di relè che hanno ognuno quattro uscite se ne possono mettere fino a 32 32 per 4 128 uscite potete arrivare a gestire che è una roba diciamo abbastanza grossa ora prima di andare avanti mi raccomando Iscrivetevi al canale, non vi costa nulla, ci mettete due secondi, cliccate Iscriviti e fate anche un clic per le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Adesso, come al solito, facciamo prima lo spacchettamento, poi lo proviamo a banco e poi lo guardiamo un po' meglio dunque acquistando il kit diciamo base quello che riceverete è l'unità principale SPM quindi main unit unità che gestisce diciamo il tutto e poi c'è questo modulo che sarebbero i relè, un modulo con quattro linee separate che lavora in simbiosi con l'unità principale adesso li apriamo e guardiamo bene cosa contengono e come sono fatti partiamo dall'unità principale all'interno troviamo un breve manuale di istruzioni e i gancetti da montare qui per incastrarla su baradin contenitore in plastica bianca contenitore che vedete è predisposto questa sembra una micro usb un hdmi probabilmente contenitore predisposto anche a integrare nuovi prodotti in futuro unità principale che è molto semplice ha bisogno solo dell'alimentazione quindi in ingresso neutra e linea qui c'è uno slot per micro sd card supporta memoria da 8 a 32 giga. Questo qui è il connettore del bus 485. Abbiamo poi questo pulsante che serve per il pairing, per gli accoppiamenti. Poi abbiamo tre LED: LED di SD card, LED di segnale e LED di segnalazione errore. Una novità molto importante, abbiamo una connessione di rete, quindi una volta accoppiato nell'app WeLink, in modalità operativa normale, potrà anche essere connesso direttamente alla rete. Non abbiamo nient'altro. Questa è solo l'unità, diciamo, di comando. E poi abbiamo il blocco dei relè. Anche qui troviamo manuale di istruzione e i ganci per la barra DIN. Il cavetto di comunicazione in dotazione che sarà lungo 40-50 cm. Come vi dicevo, è un cavetto RS485, un bus di comunicazione a due fili. Da scheda tecnica, Sonoff dice che il cavo deve avere una sezione di almeno 0,2 mm. Non è richiesto cavo particolare, cavo twistato, è una connessione molto semplice. E questo è il modulo relè. Parliamo di dimensioni perché sono importanti. L'unità principale, la main unit occupa 8 moduli quindi ancora abbastanza collocabile mentre purtroppo l'unità a relè occupa 14 moduli quindi per ospitare il gruppo relè servirà un centralino con una barra da 18 moduli o un 36 e via dicendo certo non è un tipo di centralino molto comune da trovare in giro ma se dovete predisporre un locale sappiate che queste sono le misure necessarie come funziona? Molto molto semplice. Questo connettore servirà per arrivare col cavetto dall'unità principale su questi due morsetti. Gli altri due morsetti serviranno per collegare questo relè agli altri gruppi di relè eventuali. Abbiamo i LED di comunicazione di errore 4 pulsanti per le quattro uscite con relativi LED di stato. Abbiamo semplicemente gli ingressi di alimentazione e le uscite corrispondenti al canale, quindi canale 1, canale 2, canale 3, canale 4. I morsetti, una volta aperti, hanno una sezione molto generosa, questo perché ogni singola uscita supporta un carico di 20 A. 20 A per canale, vi ricordo che Occhio e croce sono 4000 watt. Con 4000 watt per canale, capite bene che possiamo gestire un sacco di cose. Su 20A con 4000 watt, un cavo indicato per gestire correttamente questo carico sarebbe, ad esempio, un 4 mm, che ci entra abbondantemente. Ma a voi mi conoscete, io sono abbastanza pignolo e cerco di andare a fondo a queste cose. Quindi, adesso lo smonto e vediamo veramente se può supportare queste correnti. Eccolo qui. Una volta aperto possiamo analizzare tutta la componentistica. Il relè a bordo è pilotato con una tensione di 5V dall'elettronica dei circuiti e supporta 20A. Quindi, con i 20A dichiarati, siamo proprio al palo. Converrebbe stare. Un pelino più sotto anziché 4200 watt, magari stare sui 3000-3500. Abbiamo qui uno shunt collegato a questa generosa barra saldata sulla parte posteriore con queste generose piste. Quindi tutto dimensionato correttamente che va a gestire per ogni singolo canale la corrente di assorbimento dell'utilizzatore. Questo è un piccolo trasformatore. C'è anche un condensatore elettrolitico per gestire i disturbi sulla bassa tensione. È tutto fatto bene e in maniera ordinata. Sul retro abbiamo tutta la parte. Parte elettronica di componenti questa scheda va ad innestarsi su questi connettori sulla parte interna ci sarà la gestione proprio elettronica di tutto il dispositivo dei pulsanti e di quant'altro tutta la parte dell'elettronica con questo cavetto prende alimentazione direttamente da fase neutro in ingresso del primo canale ora rimontiamo il tutto proviamo a collegarlo proviamo a installarlo vediamo come funziona ok questo è il collegamento da effettuare quindi unità principale alla quale arriva il cavo di alimentazione fase e neutro in ingresso sono segnati L in la fase, N in il neutro. Ovviamente adesso non fate caso alle sezioni perché è solo una prova. La stessa fase neutro che alimenta l'unità principale deve andare ad alimentare tutti e quattro i canali in parallelo, in ingresso, ok? Quindi la stessa fase neutro dell'unità principale. Questo per quanto riguarda il primo gruppo relè con l'unità principale. Dopodiché tutti gli altri gruppi a quattro relè avranno la loro alimentazione sempre a 230 volte che potete prendere da altre linee, da altri differenziali. L'importante è far arrivare il cavetto di comunicazione partendo dal... Terzo e dal quarto morsetto di questo connettore per entrare nel primo e il secondo, questo è l'ordine da rispettare. E in uscita ovviamente i quattro carichi. Vi ricordo che questo sistema non va bene con il trifase 380. Ora lo alimento, proviamo ad accoppiarlo e facciamo un po' di prove. Il LED blu del segnale che lampeggia velocemente, sta ad indicare che è pronto per l'accoppiamento. Se passano tre minuti, esce dalla modalità accoppiamento. Per rimetterlo in lampeggio veloce, basta tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Apriamo quindi l'app WeLink, andiamo ad aggiungere un dispositivo. Il pairing si fa tramite accoppiamento Bluetooth, questo qua sotto a sinistra. Chiede se l'indicatore lampeggia correttamente. Gli diciamo di sì. Andiamo avanti. Mi trova già un dispositivo. Mi connetto. Scegliamo la nostra rete WiFi con nome e password. Andiamo avanti, e lui aggiunge il dispositivo. Perfetto, dispositivo trovato, me lo chiama Switch Station. Io lo chiamo SP. M main e vado avanti perfetto vedete che adesso mi dà il dispositivo SPM main connesso e qua sotto mi dice dispositivi secondari 0 se io entro nel dispositivo mi dice nessun dispositivo presente lui per dispositivo intende i gruppi a 4 relay per favore aggiungine uno e ora vediamo come si aggiungono per aggiungere un dispositivo basta premere il pulsante con un tocco veloce senza tenerlo premuto e lui va in scansione dispositivi Vedete che ha trovato un dispositivo che si chiama Device 5.0D. Vado subito a rinominarlo, lo chiamo SPM Slave 1 e eventualmente anche ogni singolo canale può essere rinominato. Di default si chiamano canale 1, canale 2, canale 3, canale 4. Le quattro uscite le possiamo comandare manualmente con i bottoni, vedete canale 1, canale 2, canale 3, canale 4 o ovviamente possiamo comandarli anche da app, quindi canale 1, canale 3, eccetera. Quando un canale è abilitato, ad esempio il canale 1, possiamo con questo tasto andare a controllare i consumi. Canale 1, vedete che ci dà la corrente 006, la tensione in ingresso, la potenza reale in Watt, la potenza reattiva e la potenza apparente. Abbiamo anche una cronologia di tutti i consumi. Ho la possibilità di avviare un monitoraggio dei consumi in tempo reale. Un po' la stessa funzione che abbiamo sempre avuto su tutti i vari Sonoff, POV, R2, R3, eccetera. C'è la possibilità ovviamente di gestire una programmazione, quindi un'accensione ad una determinata ora, ripetibile una volta oppure tutti i giorni, azione che può essere decisa per ogni singola programmazione se deve essere di accensione o di spegnimento e su quale canale va effettuato. Si può scegliere solo un canale alla volta, quindi per ogni canale va fatta una sua programmazione. Nelle impostazioni del gruppo Relais abbiamo la possibilità anche di impostare degli allarmi, quindi su ogni singolo canale possiamo decidere se ci deve avvisare quando una condizione viene soddisfatta, in quel caso oltre a ricevere la notifica il dispositivo disabiliterà l'uscita. Possiamo impostare una potenza minima, una potenza massima, una tensione minima, una tensione massima o una corrente massima. Una volta soddisfatta la condizione possiamo anche impostare dopo quanto tempo deve spegnerlo, quindi possibilità di Arrivare fino a 2 minuti e 59 secondi. Quindi, se abbiamo un dispositivo che magari per qualche secondo supera la soglia, non succede nulla. Dopo il tempo impostato, interrompe l'uscita. Ovviamente le notifiche push per riceverle vanno abilitate. Tornando indietro, uscendo, diciamo dai quattro canali, abbiamo un altro menu di impostazioni dove possiamo avere la gestione, quella diciamo generale come tutti sono off. Quindi aggiornamento firmware, lan control, spegnere o accendere gli indicatori. Per accedere al controllo della lap, possiamo farlo direttamente dal dispositivo o passando tramite il main. In questo modo: dentro il menu del main abbiamo anche qui la possibilità di gestire il firmware il LAN control, indicatori di rete e null'altro. Per quanto riguarda i controlli vocali, al momento non sono contemplati, vedete che di solito quando aggiungo un dispositivo l'app di Amazon mi notifica subito che ha trovato un nuovo dispositivo, in questo caso non è avvenuto perché al momento questa cosa non è contemplata. Una volta configurato il tutto, se abbiamo quindi delle installazioni particolari dove magari non arriva il wifi, noi possiamo fare tutta questa configurazione a banco dove vi viene comodo, poi possiamo prendere l'unità principale e portarla in una zona dove non arriva il wifi, perché una volta che è stata impostata nell'app WeLink possiamo connetterla direttamente ad un cavo di rete. Lei, in quel caso, darà sempre come priorità la connessione al cavo di rete e metterà come secondario il WiFi. Questa è una cosa molto comoda perché magari possiamo andarlo a ficcare in un posto dove non arriva il WiFi, ma dove abbiamo la possibilità di arrivare con un cavo di rete. Per quanto riguarda invece il modulo RE, l'importante è che sia connesso con i due fili, con il cavo bus entro i 100 metri e lui lavorerà indipendentemente perché l'unità che sta connessa diciamo all'app è sempre questa a livello di funzionamento abbiamo visto tutto quello che ci può ancora interessare è capire come visualizza il normale funzionamento dell'impianto per quanto riguarda l'unità principale l'importante è che il segnale sia blu fisso quindi vuol dire che è regolarmente connesso e che non ci siano errori per quanto riguarda il gruppo relè non ci devono essere errori e il led di comunicazione deve essere un verde lampeggiante fisso una cosa che non vi ho fatto vedere è che qui sopra, in questo buchino nero, c'è uno switch con una posizione destra o sinistra, dove sinistra è off e destra è on. Questo qua è un switch per terminazione linea. Vuol dire che l'ultimo gruppo di relè, dove ce n'è magari 5, 6, 8, 12, 20, vi ricordo fino a 32 in cascata, sull'ultimo gruppo di relè, questo switch deve essere messo su on a destra per indicare che termina la linea, mentre tutti gli altri devono essere messi a sinistra su off questo serve al sistema per dialogare correttamente tra unità principale e tutti i gruppi relè in questo caso ce n'è uno solo quindi è lui la terminazione della linea 485 e lo switch si lascia a destra chiuso on come mi è arrivato un'altra funzione carina che non vi ho fatto vedere se entriamo nel dispositivo ed entriamo nel nostro SPM slave ossia questo nelle funzioni c'è questo tasto trovami se premiamo il tasto Trovami serve per trovarlo all'interno della vostra rete di relè. Se li avete installati o state mettendo mani dopo un po' di tempo e non sapete più qual è, siccome non ci sono degli indirizzi, dei, dei modi per distinguerlo a livello di switch, per trovarlo basta entrare nel dispositivo dentro l'app WeLink, premere il pulsante Trovami. E vedete che lampeggia il LED error. Questo vi consente di trovarlo all'interno della vostra rete di relè. Come funziona la gestione della micro SD? Dobbiamo procurarci una micro SD con capacità da 8 a 32 gb Sul sito Sonoff consigliano di comprare una classe 10. Va inserita nello slot come da figura, quindi in questa posizione. Lo slot è questo qua dietro. Ok, da quel momento in poi l'unità principale registrerà il controllo dei consumi sui vostri relè per 180 giorni. I dati potranno poi essere esportati e gestiti tramite delle api HTTP. Lo abbiamo guardato, l'abbiamo provato, abbiamo visto che comunque ha degli impedimenti a livello fisico per ospitarlo all'interno di quadri elettrici. Non è per utenze domestiche. Però, se avete un bel centralino, magari un 18 moduli, lo potete ospitare tranquillamente a livello di gruppo relè o eventualmente potreste contemplare dei quadretti esterni per ospitare le varie unità relè insomma c'è anche la possibilità di montarlo a casa secondo me bisogna solo studiare bene dove e come è un dispositivo secondo me che ha del potenziale enorme è stato studiato per determinate applicazioni quindi va concepito in un impianto studiato diciamo ad hoc ma mi vengono in mente i negozi dove di solito ci sono già tutte le varie linee separate nei quadri basta diciamo fare spazio nei quadri o aggiungere gli altri per poter gestire in un modo fantastico tutte le varie utenze che abbiamo nel nostro locale il dispositivo ha un prezzo che è assolutamente abbordabile perché l'unità principale quella main quella che si connette alla rete costa circa 25 euro al cambio mentre i gruppi relay costano circa 50 euro l'uno vi lascio tutti i link in descrizione mi raccomando guardatele le descrizioni perché in tutti i miei video basta scorrere sotto sia da pc che da smartphone per trovare la descrizione di quello che state vedendo e tutti i vari link di acquisto. Oltre a quelli del video, anche quelli di tutta la mia attrezzatura, eccetera, troverete quindi il link diretto alla pagina del produttore TIAD, che al momento è sicuramente il modo migliore e più economico per acquistarli. Con questo è tutto. Mi raccomando, seguitemi su Instagram Massidattoli perché lì trovate tutte le anteprime di quello che sto per pubblicare. Trovate anche tutti i link ai miei video e eh, agli articoli in esso contenuti nel mio canale Telegram: i link di Massidattoli. O per quello che riguarda i prodotti Amazon, lo trovate anche nella mia. Mia pagina amazon massidattoli tech solution io vi ringrazio mettete ancora un bel like iscrivetevi al canale mi raccomando e ci vediamo al prossimo video o in una diretta del giovedì sera ciao da massidattoli